Seconda giornata Super 8, di fronte Vecchio Spugno e contro Sweet Team, risultato 1-0 per Sweet Team, che dopo la buona prestazione e la vittoria per 3-1 su Siviglia si confermano squadra ostica, difficile da affrontare. Brancaccio per Vecchio Spugno, adesso rimette in avanti, De Feo, Cicca, Mercurio ancora cerca il liberatore, top a seguire, sbaglia però il ritorno il compagno di reparto, ancora Vecchio Spugno in avanti, Fenicia, cercare De Feo, esce bene, manda il tuo disco, migliore della settimana, della prima giornata. Li mette in avanti con le mani, a cercare Mascia, ancora Brancaccio li mette in avanti. Ancora tutti in avanti. Era troppo avanzata in posizione Luca Mascia. Poi Coppola ne acquista dei Sweet Team, grandissimo acquisto anche perché miglior difensore della Summer Cup. Poi De Feo, Frasaterra lenta a centrare la palla, Todisco in tranquillità, sbaglia lo stop adesso Mattia Coppola, palla in fallo laterale a favore delle Vecchie Spugne che ripartono alla difesa, palla alzata in avanti, cerca la spizzata De Feo, non gli riesce alla perfezione, che si conclude quindi tra le mani di Todisco. Il tiro al volo sul fondo, parascandalo, adesso si riparte con la rimessa dal fondo, alza bene il pallone De Feo, sbaglia, passaggio di ritorno. Mascia, spalla alla porta, Mascia si gira bene contro il liberatore, ha spazio il liberatore, il tiro, parascandalo, devia in calcio d'angolo. Poi Luca Mascia, ancora in avanti, era salito bene il terzino, libero. Ma venga, aspettando. Siamo ancora un'ultima azione. Palla in avanti in mezzo a tre, Mattia Coppola non ci arriva per poco. Farà scandalo, li mette in avanti per cercare il contropiede, liberatore. Centrocampo adesso, ripartono gli Sweet Team, liberatori, non ha idee. Poi ancora Brancaccio. Grande acquisto Brancaccio per le Vecchie Spugne. Sì, ancora qualche frazione di gioco. Palla ancora in avanti. Il tiro, la parata di Parascandalo. Calcio d'angolo. Chiudiamo qui il nostro collegamento.